Natale è tutto scorze, Pasqua è tutta morze. Che significa che a Natale si mangia molta frutta secca, come le mandorle ad esempio, e a Pasqua invece molte verdure e molte mollichine. Ed eccomi in compagnia dell'ospite di oggi che avrà il compito di spiegarci come si fanno i roccocò, grazie a Sabatino Sirica che ci accoglie in uno dei giorni di chiusura del laboratorio, così possiamo stare tra di noi, stiamo così come dire in maniera disinvolta, io con il mio bel mantesino proprio da massaia, perché ti voglio aiutare oggi. Sabatino, il roccocò è un dolce tipico di Natale, ma è un dolce difficile da fare. Allora, i dolci non sono mai difficili. Mm. Basta sapere organizzare poi quelle che sono la ricetta, stare attento insomma alle cose che metti dentro, sempre di qualità. Certo. Impastare non è mai difficile, specialmente con le massaie, che sono tutte quante brave, possono farle tranquillamente. Adesso io lo vado a spiegare, ma sicuramente già qualche massaie lo saprà fare. E tanto abbiamo anche dei riscontri, perché io faccio le mie ricette, le trovano dappertutto. Sì, e anche sì, è vero, anche il roccocò. Allora, io adesso vi leggo la ricetta in modo tale che voi possiate prendere appunti per fare un bel numero di roccocò, vengono da questa quantità. Diciamo che questa quantità di farina, tutte le mandorle e lo zucchero possono uscire tranquillamente un roccocò da 60 grammi ognuno, possono uscire 70-75 roccocò. Ah, va bene, quindi allora noi adesso vi diamo la ricetta per un chilo di farina, naturalmente poi starà a voi decidere se volete farlo insomma per voi e per i vostri oppure un po' di meno, che esatto. Poi si possono, Allora utilizzerete un chilo di farina pasticceria Caputo, un chilo di zucchero, un chilo di mandorle, 8 grammi di bicarbonato d'ammonio, 12 grammi di pisto che troverete nei negozi proprio specifici, sì. Mezza bacca di vaniglia, un'arancia da grattugiare, 350 grammi di acqua tiepida. Ebbene, allora cominciamo da dove, sì, Sabatino? Cominciamo a mettere la farina a fondo. La farina, allora aspetta, io faccio un po' di spazio. Il pisto, il bicarbonato e le mandorle un chilo, compratene anche 1,1 kg, perché io mentre ci preparavamo solo il tempo della sigla e delle prime battute già ne ho mangiate 3 o 4. Farina a fontana, sì. È un dolce senza uova. Sì. Bello. Questo per gli allergici, gli intolleranti. È un biscotto. È un biscotto, è vero. Non c'è neanche lattosio ora che ci penso. Sì, che bello. È una cosa meravigliosa. Ok, e sono due. Poi questo è il pisto. Vedete che poi in realtà è un mix di una serie di aromi. Cannella, chiodo di garofano. Sì. Voi grattugiare tu l'arancia? Sì, io grattugio l'arancia. Lo puoi grattugiare direttamente qui. Che metto la vaniglia e vado a misurare l'acqua. Sì. Che profumo. Sì, sì. Allora, io l'ho grattugiata tutta. Perfetta, vogliamo spiegare come si va a grattugiare l'arancia, sì, in modo che devono prendere. Devo spiegare io. Dovete fare così, stando attenti a non grattugiare la parte bianca. Perché la parte bianca è amara. E non perdiamo. Allora, non ci credeva che sono molto migliorata rispetto a no, me. No, è veramente. Allora dicevo alle massai, non facciamo maghi, non facciamo magie. Importante è prendere i prodotti di qualità. Saperli dosare, saperli organizzare, poi vi faccio vedere qua nell'impasto di che facilità è. Andiamo a mettere l'acqua. Il telefono non mi interessa proprio. Un poco alla volta la farina la rientriamo dentro, in modo che fa a mo' di diga. Uh-huh. Ecco, naturalmente a me sarebbe già squacchiato tutto, no, però con insomma un po'
di pazienza si riesce. Perché mano a mano poi si va un po' a solidificare, a incorporare la farina. È sempre meglio farlo a mano, vero, questo lavoro, piuttosto che dentro una di quelle aggeggi infernali? Le mandorle devono rimanere intere. Okay. Io ci tengo a questo. Beh, certo. Comunque la quantità che facciamo noi qua è un po' in più, la mettiamo nella macchina, però le mandorle le vado a mettere all'ultimo momento, giusto una girata, e certo, le tolgo, in modo che non si rompano. Mettiamo, ecco, le mandorle. Tutte? Tutte quante, sì. Vai. Bellissimo, mi piace molto questa cosa, mi piace molto. E poi andiamo a chiudere. Ecco. Quindi basteranno solamente quei 350 ml di acqua tiepida, sì, per fare... Io ne ho lasciato un poco, nel caso lo vado a mettere, in modo che se l'impasto è tenero, è inutile che andiamo. È inutile, certo. Le mandorle rimangono intere, che è importante. Senti, quanto è importante l'utilizzo della farina pasticceria Caputo? E questa è una bella domanda, perché la farina pasticceria non ci sta molto glutine dentro. Okay. E siccome che questi impasti dove ci sta il bicarbonato d'amone hanno bisogno di avere quelle allevature, deve essere aperto il rococò. Mm-hmm. Qualsiasi impasto, che sia una frolla, che sia qualche cosa, dove si deve bicarbonato, deve essere che si apre dentro, deve essere frolloso. La frolla poi... Quindi la caratteristica della farina pasticceria Caputo non c'è è bisogno, studiata apposta per un tipo di impasto, per un tipo questo particolare, per le frolle, va bene per le frolle, per le montate. Stato poco di acqua, ce lo mettiamo perché sotto la mano uno si accorge poi che ci sta. Ecco qua, che c'è ancora qua pure un po' di farina. Allora, noi adesso, mentre Sabatino continua a impastare questi meravigliosi rococò, sentiamo un po' che cosa potremmo mai bere su un biscotto così saporito. Buoni questi rococò, potete abbinare il Sherry Mary, questo vino a base di aglianico, con il gusto di amarena. Andrà bene tutte le feste, per tutti i vostri abbinamenti dopo il pranzo. Buone feste, buon Natale a tutti. Allora, siamo contenti perché la nostra Milena Pepe ci ha suggerito un vino che tu dicevi è quello giusto, insomma un liquore dolce. Un liquore dolce che va bene. Senti, su mi hai detto, mentre gli altri amici da casa guardavano questa pillola sul viso, l'abbinamento col vino, tu mi hai detto questo tipo di biscotto, un po' come il cantuccio, vogliono il vino dolce. Dolce. Ma la differenza tra questi cantuccini? Allora, nei cantucci ci stanno anche le uova. Una sorta anche di cuore, possiamo abbinare come fosse un quaresimale. Sì, quindi completamente diverso. Ecco qua, questo è il fatto che non abbia uova e non ha lattosio, mi piace moltissimo, perché purtroppo le intolleranze, che sono molte, sono tante, possono mangiare tranquillamente tutti. Allora, quando è diventato bello compatto così, che facciamo? Facciamo riposare come si fa con la pasta frolla? Perché si va a seccare e non bisogna seccarle, in modo che noi possiamo fare le varie formette, le mettiamo in una teglia. Quindi praticamente in 4 e 4 8 avrete pronti l'impasto per i vostri rococò. Mentre li preparate, magari si accendono il forno? Ma accendiamo il forno, prepariamo la teglia e ci mettiamo dentro, va bene? Va bene, allora mentre noi facciamo tutte queste cose un po' così scocciantelle, voi ascoltate un po' quali sono le caratteristiche di questa stupenda farina pasticceria Caputo. Ce le offre Mauro Caputo, direttore tecnico del Mulino. Buongiorno e benvenuti nel laboratorio di Mulino Caputo, dove si analizzano grani, farine e impasti. E oggi parleremo di uno dei nostri prodotti più utilizzati durante le feste e durante
le occasioni di tutti i giorni, ovvero la farina pasticceria, per pasta frolla, basi per torta e tutti i prodotti in pasticceria che necessitano di una farina che assorba bene i grassi, che assorba bene l'acqua e che ci dia forza ed estensibilità, pasticceria, grazie alla miscela di grani che la compone, dei migliori grani della più alta qualità, riesce a darci tutti questi bei prodotti dal sapore genuino e naturale, come tutte le farine di Mulino Caputo. Insomma, la farina pasticceria è quella che è. Noi ci siamo portati avanti col lavoro. Lui si è portato avanti col bene, lavoro. No. Allora, ci stavi dicendo intanto della consistenza del panetto. Che è perfetto con i 350 grammi di acqua. Okay, quindi deve essere morbido, non eccessivo, non appiccicaticcio. Giusto, esatto. Insomma, okay. Possono vedere, vedete sì, la consistenza. Così. Poi, altro trucchetto, fare il salamino così e spezzare e con le mani. Con le mani, perché col coltello si corre il rischio di tranciare la mandorla. Ok, allora mi dai la teglia? Sì, teglia. Nel frattempo abbiamo acceso il forno, abbiamo detto a quanti gradi? 200 gradi sì. Per 12-15 minuti. Ecco, io però sulla cottura sabatino dobbiamo restare sì, un attimo, sì. Perché il rococò si indurisce nel momento in cui esce dal forno. Cioè sì, se uno aspetta sì. di vedere il rococò croccante nel forno, no. Neanche dopo 6 ore. No. Quindi la cottura è 10-15 più o meno, dai 10 ai 12-15 minuti. Dopodiché spegnete e bisogna tirarli fuori subito. Okay. Si aspetta un poco, si può mangiare anche tiepido. Okay. Poi in attesa che si fa freddo ed è croccante. Il nostro rococò con questa caratteristica della farina dei nostri amici Caputo è una pasticcera fatta apposta per questi impasti dove ci sono bicarbonato di ammonio, che può essere il rococò. Viene quindi croccante sì, ma con qualche buchetto. Tutto che può essere un rococò, può essere una frolla, può essere una montata, è caratteristico proprio per queste paste leggere. Ok, fantastico. Allora, nel frattempo io devo fare una cosa importante, mi hai detto, mi sento tutta emozionata. Che devo fare? Allora, ho detto, dopo questa cosa importante devi indorare, però qualche rococò lo devi fare anche tu. Mi levo gli anelli perché il maestro mi dice che con gli anelli non si sta in cucina. Ok, mettiamo qua, facciamo così. Quindi, ecco qua, guarda. Basta con una mano arrotolo. Addirittura? No, anche due, ma così. Anche due. I due lati opposti un po' più magri, in modo che si va a sovrapporre e diventa uguale. Va bene? Va bene così, va bene. Sovrapporre? Sì, sovrapporre, non sì, ti preoccupare. Quindi chiudere. Va bene così, okay. Non fa niente che è più grande. Vai. Un po' più piccolo. Va bene così. Ok. Allora, voi naturalmente vi farete aiutare, non so, dai vostri figli, dai vostri mariti, quello che volete voi. Noi intanto continuiamo e vi lasciamo, perché noi ce la facciamo poi, andremo al forno, vi lasciamo in compagnia di... Guardate un po'. Ciao Serena e ciao a voi tutti carissimi amici di Farina e Cucina. Allora, oggi volevo parlarvi dell'albero di Natale. Tutti sappiamo che l'albero di Natale, l'abete, è di origine nordica, ovvero in modo particolare di origine celtica. Però non tutti sanno che il primo albero di Natale della cristianità non fu un abete, bensì un agrifogli. Un agrifogli perché? Perché le spine delle foglie dovevano rappresentare la corona con cui Gesù salì in croce e poi le bacche rosse tipiche dell'agrifoglie dovevano rappresentare invece le gocce di sangue che appunto Gesù aveva versato per salvare l'umanità e per salvare il mondo intero. Quindi, come dico sempre, le parole sono scrigni, nascondono segreti, sta a noi trovare la chiave giusta. Io vi mando un bacio e un saluto a voi tutti. Alla prossima! Ma quanto mi sto divertendo, amici di Farina e Cucina, oggi, giorno di chiusura del laboratorio di Sabatino Sirica, sto veramente facendo... Ah, quanto scotta! L'aiuto pasticcera. Allora, i rococò naturalmente noi li avevamo già in cottura, quelli che abbiamo preparato adesso li andremo a mettere. Eccoli qua. Sabatino, che cosa dobbiamo dire?
dobbiamo dire che se uno ci mette, non so, lo stecchino dentro, li sente sempre morbidi. Non si vede così. Non è a caso, basta vedere la cottura, il colore, è tutto uniforme, grosso modo, ed è pronto. Non c'è bisogno, non ci serve, perché lo stuzzicadente serve per le paste, i pan di Spagna, per vedere se c'è l'umidità dentro. Okay. Nel caso specifico, questo è un biscotto. Però vi ricordo appena voi li tirerete fuori dal forno, li troverete morbidi. Non vi preoccupate, poi dopo il roccocò si fanno freddi. Però io ho notato una cosa, che tu insomma in questa serata qua hai fatto più il 30-40%. Non è che la prossima volta tu vieni da me la prossima volta, lui conduce e io faccio il roccocò, perché sei stata molto brava, attenta veramente. Scherzi a parte, allora l'ultima connotazione: forno ventilato statico. Beh, va bene, in casa quelle che c'hanno, temperatura sia sui 220, già 210, sì, per 12-15 minuti. 210, cioè qui si va proprio al... in sovrimpressione, sì, adesso la ricetta ve la rileggo. Eccola qui, per fare un bel numero di roccocò, più una, insomma, parecchi. 60-70 roccocò. Ah, addirittura 60-70. Con questa forma qua. Benissimo. Quindi potete anche fare la metà, però noi vi diamo il dosaggio per un chilo di farina pasticceria Caputo. La tipologia di farina è fondamentale, l'abbiamo sentito spiegato più volte dal nostro Sabatino Sirica. Un chilo di farina pasticceria Caputo, un chilo di zucchero, un chilo di mandorle, 8 grammi di bicarbonato d'ammonio, 12 grammi di pisto, mezza bacca di vaniglia, la buccia grattugiata di un arancio e per lavorare solo 350 grammi di acqua tiepida. Questo è un dolce senza uova, senza latte, quindi amici intolleranti, evviva, un dolce che va bene per tutti. Lo possono mangiare tutti quanti. Adesso andiamo ad allestire il piatto, perché siamo al momento del pacco al piatto. Da un pacco di farina pasticceria Caputo a questo meraviglioso vassoio di roccocò, firmati Sabatino Sirica, perché qui è vero, c'è proprio la tua firma, Sabatino. Sì, c'è la firma, c'è tutto l'amore, tutta la passione che mi ormai che ce l'ho da 69 anni, definisco questa nobile arte. E il padre Tene mi deve far vivere ancora tanto tempo. Perché lui c'ha un sacco di progetti. Sì, vabbè. Allora vediamo perché firmati Sabatino Sirica, perché guardate un po'. Ecco, il tac è straordinario. Ma la cosa importante, si vede, vedete? Si vede che dentro la pasta sembra quasi spugnosa, ma invece è croccante. Questa è caratteristica della pasta. Lo vogliamo anche far sentire, mangia. Cioè io devo fare croc-croc? Sì, bisogna far vedere. Allora, lo devo veramente assaggiare. Voi, se li volete provare... Vengono da me, giusto. Per me. Oppure li potete anche rifare. Anche li possono fare. E quello che è importante è che quando il roccocò è duro, però... è friabile, e questa è la caratteristica del mio roccocò. Chiaramente con l'aiuto della farina Caputo, però normalmente... Buonissimo! Ehi, ci vediamo alla prossima, Buone cose, buon Natale! Vi è piaciuta questa ricetta? A me moltissimo! Comunque, qualunque ricetta vi sia piaciuta, votatela sui social di VG Channel.